Ciao a tutte e benvenute. Oggi nuovo video e con questo video ritorna una rubrica che facevo un po' di tempo fa. L'avevo iniziata, se non ricordo male, nel 2015 e l'avevo sospesa a metà 2016. Di cosa sto parlando? L'avrete letto dal titolo, dei più utilizzati, dei più usati. Adesso credo la richiamerò i più usati. Penso di farla adesso, quello che vedrete saranno i prodotti che ho preso in esame nei primi 2 mesi del 2018, ovvero gennaio e febbraio. La ricomincio prendendo in esame, come dicevo, questi primi 2 mesi, poi non so se sarà sempre bimestrale o sarà poi a periodi. Come ben sapete, non ho 50.000 prodotti, quindi più o meno le cose ritornano. Di alcuni prodotti poi ho solo pochi pezzi, quindi più o meno sono quelli, e quindi non vi aspettate che ogni volta, oddio, ci potrebbero essere ogni volta delle novità, ogni video delle novità, ma vediamo insomma come andrà. Volevo riprendere questa rubrica, ecco, volevo riprendere a rifare questa rubrica e quindi mi dispiaceva averla abbandonata e ho voluto riprenderla. Quindi, dopo questo preambolo in cui ho detto ho voluto riprendere questa rubrica 50.000 volte, partiamo subito, anche perché questo è un modo più che altro in cui posso mostrarvi dei prodotti che non siano i soliti prodotti finiti, perché comunque magari posso usare un prodotto che si trova in questo periodo, poi magari qua, finché lo finisco oramai è fuori produzione, quindi non ve ne posso parlare più, cioè non potete recuperarlo se vi posso può essere bene interessato, ecco, non mi veniva il termine. Quindi partiamo subito. Parto dai prodotti per quanto riguarda il viso, che sono i primi. Il primo che vi vado a mostrare è questo qui, che tra l'altro non ho su oggi, ed è il fondotinta in mousse di Essence che io avevo acquistato per il Black Friday. È un fondotinta che sto utilizzando tutti i giorni e che mi sta piacendo un sacco, perché mi va a coprire o uniformare, comunque va a coprire al volo il viso, insomma. Quello che deve fare un fondotinta, coprire. Io che ho parecchie imperfezioni, macchie, cose varie, con gli anni purtroppo ci sono macchie solari, macchie di qualsiasi cosa, quindi sì, d'estate mi capita anche di andare senza fondotinta. Le BB cream, ora ne ho preso un'altra che sto provando, quindi non vi posso ancora accennare perché l'ho usata pochissimo. Tra l'altro ho intenzione di fare, apro una piccola parentesi, anche i preferiti e i non, qualcosa del genere, che comunque ho già qualche prodotto, quindi devo solo pensare, devo decidere quale altro inserire, chiusa parentesi. Questo fondotinta comunque mi piace perché lo riesco ad applicare sia con, allora, col pennello, con le dita e con la spugnetta. Adesso ho una spugnetta di Beauty Trend che adesso non ho portato di mano, ma con la quale riesco più o meno ad applicarlo e ad evitare separazioni di prodotto, perché ho notato che col pennello, dopo qualche ora, non, dato che io uso per lo più il pennello, dopo qualche ora ho notato che si separava. Probabilmente era anche io che lo applicavo male, o comunque forse ne applicavo troppo, e quindi, mentre adesso ho notato che con la spugnetta umida riesco ben a tenerlo. Ho notato però che no, ho dimenticato un altro ciclo. Vabbè, dicevo, non lo vado ad applicare, però ultimamente non li sto applicando sopra la cipria, che adesso vi mostro un attimo, e nel frattempo, visto che siamo, vi mostro anche la spugnetta che sto utilizzando, che è questa qui. Non ho una blender vera e propria, però con questa mi ci sto trovando bene. Cipria, appunto, adesso la vedete in questo pack, ma in realtà non è questa, è la cipria classica All About Matte di Essence, che a me si è rotta e quindi per fortuna non avevo gettato questa confezione, ed è quella bianca classica che utilizzo da tutti i giorni. Però
appunto quando mi sono accorta che forse con questo fondotinta la cipria era un po' troppo perché aveva questo finish vellutato, quasi cipriato, quindi ho preferito evitare, magari mi sembrava troppo polveroso sul viso, un effetto troppo farinoso. Comunque questa la utilizzo, mi piace, purtroppo a me mi si è rotta quasi subito, quindi non so se ricomprarla o meno. Tra l'altro ne ho un'altra da aprire, quindi per il momento non andrò a riacquistare, ma mi è piaciuta parecchio. Un'altra cipria invece, sto andando veloce, è vero, che sto usando, ho usato parecchio, è questa qui, la Brighten Up, nella colorazione Banana Powder. Adesso ho visto che uscirà una versione peach, quindi una versione rosata, così spesca, ed è questa qui, non si nota tanto. Io la uso a mo' di soft baking, ovvero vado con un piumino, se mi ricordo di prendere le cose, ecco, magari mi prendo tutto l'ambaradan, tutti i miei pennelli, tutto quanto, un piumino del genere che io praticamente vado a tamponare sopra il correttore e dopo vado a sfumare con un pennello, se ce l'ho a portata di mano, tipo questo qui, vado a sfumare, tolgo l'eccesso. Mi piace che oddio, l'ho fatto anche oggi, non so cosa si possa notare, viene un po' l'effetto leggermente più allato, leggermente più luminoso, ma da quell'effetto quasi un po' farinoso, un po' quell'effetto là. Dimentico sempre di applicare lo spray, oggi l'ho fatto, quindi forse vedremo se aiuta a evitare questo effetto cipriato. Appunto, come correttore, quello più usato è questo qui, il Camouflage di Essence, che mi piace, ma non lo so, non è scattato come si suol dire l'amore per questo correttore. Copre tantissimo, copre. In realtà io ultimamente, non lo so, da una settimana o due che sto avendo occhiaie, ma in realtà io non ho molte occhiaie, non sono scure, quelle che sono forse perché sto dormendo male ultimamente. Comunque questo qui è un buon correttore. Non tanto mi va nelle pieghe, purtroppo l'età è quella che è, quindi non è che ci possiamo fare granché. Ma comunque, ancora perché, ma comunque, copre, copre e dura tutto il giorno, sta lì. Poi, passando invece alla terra, che è l'unica che io utilizzo e da quando ce l'ho, 2015, sono 3 anni, sto ancora qua. In realtà ho qualche palette dove ci sono delle terre, quindi ogni tanto le vado a prelevare. Oddio, la terra io non è che la usi più di tanto, faccio fa giusto un leggero, un soft contouring, un soft, io faccio tutto soft praticamente, tranne gli occhi, giusto in alcune parti del viso, oggi non l'ho fatto manco ai lati del naso, ma vabbè. Comunque è sempre questa, che è la Chocolate Soleil di Too Faced, nella colorazione, la mia di Medium Deep Matte Bronzer, la vedrete ogni video. Poi illuminante, ve lo mostro subito, quello più usato, ma più che altro perché questo mi si è rotto e quindi cerco di utilizzarlo, cerco di usarlo così lo finisco, ed è questo qui, non so se lo riuscirete a vedere, ed è quello che era della Cinderella, della collezione limitata Cinderella di Essence, uscita quasi 3 anni fa. È un illuminante che mi piace tantissimo, quindi comunque lo utilizzo a volte anche giornalmente, quindi anche la mattina lo applico tranquillamente, tanto non è che abbondo di illuminante, quindi, ma proprio leggermente, vado molto leggera, e mi piace perché dura tantissimo. Purtroppo questa non è una limited, io ve la faccio vedere lo stesso, insomma, se vi interessa, se ce l'avete, ritiratelo fuori dal cassetto se non vi si è rotto come è successo a me. Per quanto riguarda il blush, ho un blush che adesso io ce l'ho lo stesso in questa confezione che avevo. In realtà è un blush DBM, perché non ha questa confezione, praticamente è un blush minerale che avevo trovato in una glossy box. Praticamente questa confezione con i forellini, quindi ce l'ho qua e lo sto cercando di finire. Ora non dico che lo finirò nel mese di marzo, ma almeno aprile e maggio lo voglio finire. Non mi dispiace, non è che lo voglio finire, perché comunque è un blush che ho da parecchio, poi ho anche blush più facili da applicare, non che sia difficile da applicare con questa confezione, però è molto leggero, quindi per farlo vedere sul mio viso ce ne vuole un po'. È un blush rosato, comunque non mi ricordo,
Velvet Dawn era il colore, Blush BM Beauty l'avevo segnato qui sopra, era un colore rosino. Altri blush più utilizzati sono stati il blush, come ve lo faccio vedere adesso, questo qui, Antique di Sleek, che ve l'ho mostrato anche nei top, in effetti quasi sono arrivata alla cialda, che amo, che uso tutti i giorni. O uso quello di BM o uso questo, perché comunque questo mi è anche più facile, tra l'altro c'è l'impostazione, oddio anche quello, però questo mi è più facile applicarlo. E poi l'altro blush più usato, dato che spesso ho usato anche dei rossetti scuri, è quello di The Balm, che è questo qui, anche questo, che sto scherzando, questo di, vedete bene la conca, di questo blush qui, di The Balm Pinstripe, che io utilizzo proprio quando ho i rossetti scuri, quindi diciamo che questo è un blush che vado a usare molto spesso. Mascara, purtroppo, allora, l'ho usato fino a che ho detto vabbè, lo uso questi altri 2 mesi, poi lo vado a cestinare, il mascara, il Better Than Sex, dovevo cestinare, ho messo anche il collirio, ma poi l'ho usato tantissimo, in effetti lo vedrete nei video definiti di gennaio e febbraio, l'ho usato tantissimo, mi piace tantissimo. Adesso ho messo in uso anche il Vamp di Pupa. Me lo ricordavo un po' più denso, sarà che io l'ho usato la Max Italia, la taglia vendita, per un sacco di tempo, quindi adesso ce l'ho aperto da inizio gennaio, 2 mesi, ma da mascara da tutti i giorni. Mi piace questo mascara perché se voglio qualcosa, diciamo, tra virgolette, da mattina, tutti i giorni, semplice, faccio una sola passata. Se voglio qualcosa di più intenso, 2 passate, o anche 3. Per quanto riguarda invece le sopracciglia, il duo che sto utilizzando è questo qui, formato da 2 matite. Allora, sotto l'arcata sopraccigliare vado ad usare questa matita di Yves Rocher, che è la Crayon col pencil, tra l'altro, una matita quindi da utilizzare all'interno dell'occhio, che è di questa colorazione, non so se lo vedete, che è quasi simile, leggermente più rosata di quella di Colistar, che io ho amato tantissimo, quindi ho trovato questa sostituta. Mi trovo bene anche perché si sfuma, quindi non mi dà neanche problematiche sotto l'arcata, anche se sarebbe da interno occhio. Per quanto riguarda le sopracciglia, sto utilizzando questa matita di Wet n Wild, che insomma mi vedete anche addosso. È una matita che sicuramente mi durerà meno di quella di Aylur. Praticamente hanno, non so se ve l'ho già detto in qualche video, hanno aperto un negozio da qualche mese, mi pare da ottobre-novembre nel mio paese, dove hanno lo stand di Wet n Wild, e quindi quando avevo terminato quella di Aylur, sono andata di corsa, perché mi sono rimasta così vuota, a prendere una matita, dato che comunque lo stand Essence, le matite, quelle più scure, sembrano un po' troppo calde, mentre non ci sta tanto il colore, quindi almeno da quello che mi è sembrato di capire. Poi spesso lo stand Essence vicino a casa mia è un po' devastato, quindi ci sono dei prodotti che da un po' che non arrivano, quindi sono andata lì, ho preso questa che ho pagato meno di 3 euro, mi pare, o 2,50, 2 euro, non mi ricordo più. Comunque non è male come matita. La mia è la colorazione, se ve lo riesco a dire, vi faccio un piacere. Brunette Do It Better è la versione, la colorazione è questa qui. Non mi dispiace, la colorazione ci sta bene, però visto che probabilmente quella di Aylur me la potrò riprendere facilmente, visto che si trova anche su Macchinelli a meno di quello che io l'ho trovato in altre sedi. Passiamo agli occhi, continuiamo con gli occhi, con gli ombretti. Quelli che più vado a utilizzare tutti i santi giorni sono questi 2 ombretti di Essence. Ora, questo lo vedete in un portacialda di Madina, ma perché mi si era rotta la confezione, ed è un ombretto di Essence, era il 22, che ci ho fatto il buco, che utilizzo sia a volte per uniformare la palpebra che per proprio sì, per uniformare la palpebra. È questo, che era il numero 15, Hazel Me Not, che vado a utilizzare come ombretto di transizione, a volte giusto per dare un po' di definizione all'occhio. Ombretti più usati, palette più usate sono state questa di NYX,
che era la One Night in Morocco che io avevo trovato nella Glossy Box. Ce l'ho in postazione, quindi a volte vado ad utilizzare anche questa per alcune. Infatti questo ha un ombretto panna però luminoso qui, mentre l'altro è opaco, e poi questi ombretti tipo questo che vedete qui, il nero, questi qui a volte vado ad utilizzare anche come ombretto dello stesso di transizione, o per intensificare insieme a quelle altre due o a sostituzione. Due palette, di cui una ve l'ho mostrata anche nei top, che mi piace, vi continuo ad amare, ed è questa qui che è la Neutrals, Neutrals. L'ho utilizzata parecchio, mi sta piacendo, la utilizzo spesso, infatti anche su Instagram ho messo ultimamente due foto, due foto differenti fatte entrambe con questa palette. Mi piace un sacco, la sto usando un sacco questa palette. Peccato che l'ho abbandonata proprio quando. In effetti sto cercando di riprendere altre palette, altri ombretti che uso meno, anche perché di dire magari finiamo quelle che sono più vecchie e queste le lasciamo. Un'altra palette che ho usato forse una volta o due nel 2017, che avevo comprato in combo, che è questa qui, la Hot Smoke, ed l'ho usata un bel po'. Mi piace parecchio, mi sta piacendo anche parecchio questa qui, non è male, sempre di entrambe di Make Up Revolution. Questa ho controllato oggi, il costo è di 8,50 euro, questa è di quasi 4,95 euro, però questa ha delle polveri migliori, chissà quelle da 10 euro quanto saranno migliori, ancora meglio. Un ombretto che ho ripreso e che mi dispiace aver abbandonato per un bel po' di tempo è questo qui, Hyperspace di Nabla. L'avevo comprato l'anno scorso, a fine 2016, Black Friday Maquillalia, ed è questo qui, questo ombretto verdino, però comunque luminoso. Eccolo qui, non so se si vede. È un ombretto comunque molto bello, molto luminoso, mi piace parecchio. In effetti l'ho ripreso, l'ho applicato diverse volte e penso che lo utilizzerò molto anche in estate, perché essendo è un ombretto in crema, però dura parecchio, quindi prima che si seccano. Infatti sto cercando di usare quasi tutti gli ombretti in crema che possiedo, perché mi dispiace che poi li vado a buttare. Ecco, già uno di Kiko che sta cedendo, quindi che siamo lì lì. Prodotti labbra, una matita, dimenticavo, matita ed eyeliner, questo qui waterproof di Essence che ho da un bel po' di tempo, e quindi sto cercando quando vado a mettere l'eyeliner, uso questo anche se non lo uso sempre, in effetti neanche oggi l'ho usato che ho fatto questo trucco scuro. Waterproof ma comunque facile da struccare, questo io l'avevo comprato ai saldi, quindi troverete altre versioni in giro, non mi ricordo più neanche quando l'avevo comprato. Una matita che mi sa che però oggi l'italiano proprio è questa micromatita che era doppia di Avon, io l'avevo tagliata se non la usavo mai, ed è questa matita nera che io uso tutti i giorni. In realtà la matita è buona, però ultimamente mi sta dando un po' fastidio agli occhi, non so se è la matita o se ultimamente sono i miei occhi all'interno dell'occhio ad avere problematiche. Passiamo ai prodotti labbra, e ne ho qualcuno da mostrarvi, se li esco tutti così. Per lo più sono state colorazioni un po' chiare. Colore più usato, questo qui, che è il rossetto di Bo, il numero 106, questo rossetto rosato che ho usato tutti i giorni nel mese di gennaio, rosetto diciamo da tutti i giorni, che ho usato più spesso nel mese di gennaio, dura, morbido, un rossetto che gli avevo comprato in una bioprofumeria, quindi boh, non so se venga ancora rivenduto lì o meno, comunque se si trovi ancora, perché vabbè, non è che sento parlare tantissimo di questo marchio, però questo rossetto mi è piaciuto tantissimo. Altri prodotti labbra utilizzati, questo qui che è un rossetto che io sto cercando di finire, che ho da una vita, che è di Bottega Verde, che è il rossetto Rosa Tia o T-Rose, rossetto della linea Volume che faceva prima Bottega Verde, che mi piace un sacco. Anche questo è stato quello più usato invece nel mese di febbraio come rossetto tutti i giorni. Altro rossetto utilizzato è stato questo qui,
Sentite Django abbaiare, ci sarà qualcuno. Questo Borgogna che ho usato diverse volte, mi è piaciuto, tra l'altro mi è durato anche un pranzo di frittura. Diamond Life di Makeup Revolution. E poi altro prodotto labbra molto utilizzato, questo qui sempre acquistato come l'altro nel Cyber Monday di Machillalia, che è la Lip Lava di Art Makeup, che è questo colore qui. In realtà non sa tanto di cioccolato, però è un colore che mi è piaciuto parecchio, che ho usato a febbraio per diversi giorni. Tra l'altro l'ho trovato anche abbastanza idratante. Mi è piaciuto parecchio, mi ha sorpreso questo prodotto. Nulla, il video finisce qui. Io vi mando un grosso bacio. Giù troverete tutti i link. Scusate il video un po' veloce, ma tra Django, vabbè, ho un po' di fretta. Ho un impegno, però dato che mi ero truccata e potevo registrare, quindi sono qui a registrare per voi. Dicevo, giù troverete tutti i link, foto anche nel post al blog, quindi vedrete meglio i prodotti. Spero di essere costante anche con questo video. Se avete consigli, avete domande, avete richieste, scrivetemi tutto giù nel box informazioni. Dicevo, troverete tutti i link giù lì. Cos'altro da dirvi? Nulla, vi ringrazio immensamente anche per le nuove iscrizioni. Ringrazio per le persone che continuano a vedere i miei video. E so che di non essere ben visualizzata, ma non fa niente, va bene così. Io vi apprezzo, vi ringrazio e vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima!